l'allenatore di Napoli era quell'Andrea Mazzon che troviamo in panchina, Gianmarco. Andiamo a vedere i quintetti intanto, ma io direi che questo dato statistico è sicuramente significativo. Per una volta onore agli ospiti, perché non dimentichiamoci, il quintetto è di Treviso, ma anche se siamo a Treviso sono loro gli ospiti in questa situazione. De Nicolao per la quinta volta in quintetto, poi Giobi Thomas, Viggiano, Gori e Ben Ortner. Gianmarco, stavamo dicendo appunto di questa situazione, una neopromossa Venezia, la grande sorpresa della stagione, un allenatore Mazzon in corsa pienissima per vincere il titolo di migliore allenatore di questa stagione. Insomma, davvero straordinario il momento di questa Venezia. Ah, guarda, fammi aggiungere una cosa che ci tengo, Ugo. Intanto è partita una coreografia, esatto, davvero incredibile, organizzata con un'estrema precisione per l'entrata in campo di giocatori oro granata. Ma è proprio di questo che volevo parlare, e ti parlo forse più da giocatore che da telecronista. Beh, insomma, è meraviglioso scendere in campo di fronte a un pubblico di questo tipo, e poi lancio un messaggio che non so a chi possa o debba essere indirizzato, però ecco, ci vorrebbe che qualcuno venisse qui dai vertici della pallacanestro per riuscire a così a copiare o a far vedere come bisogna lavorare nel mondo della pallacanestro. Ecco, questa è una partita che va presa ad esempio proprio perché c'è un entusiasmo che sta per certi versi sparendo, e invece è la linfa vitale di questo sport. Appoggio incondizionatamente l'opinione di Gianmarco Pozzecco. È da questo tipo di situazione che si deve ripartire o partire. Mi permetto una piccolissima notazione, ma non perché voglia entrare in sterili polemiche. A volte ci è stato fatto notare come le difficoltà di portare ai palazzetti il pubblico possano anche essere aumentate dall'attività televisiva, dal fatto che magari si possa portare via una fetta di pubblico dai palazzetti. La dimostrazione che sta dando oggi Venezia, la dimostrazione che sta dando oggi anche Treviso, che vuole rispondere, è che quando c'è passione, quando c'è la partita, quando c'è un tessuto sociale che come a Treviso, come a Venezia, può rispondere, quando c'è fame di pallacanestro, ben vengano ovviamente le dirette televisive di qualunque segno e di qualunque emittente esse siano, ma soprattutto non porteranno mai via la gente dei palazzetti, perché questa è la passione, e lo vedete, lo sentite, circondati dall'oro granata per tre quarti, fronteggiati dal bianco verde nell'ultimo quarto del palazzetto, per un'atmosfera veramente straordinaria che non si può non sottolineare. Direi, Gianmarco, intanto di dare anche la lettura del quintetto della formazione che è padrona di casa in questa situazione, la umana Venezia, la gloriosa Reyer, che partirà con Kiki Clark acciaccato, ancora alle prese con i postumi di un infortunio ad entrambe le caviglie, poi il sempiterno Young, il giocatore statunitense più anziano che milita in Serie A, poi Tamar Sley, Tommaso Fantoni ritrovato e di nuovo in campo dopo il forfait per l'attacco influenzale a Caserta, per completare l'opera Simon Šepčík, quel giocatore che nel derby di andata regalò il successo a due secondi dalla fine con un tiro da tre alla formazione veneziana, che passò ovviamente sempre qua, ma era Treviso-Venezia, di un solo punto. Mi piace risottolinearlo, questa è un'atmosfera assolutamente, letteralmente contagiosa, sembra più una finale scudetto che un derby di fine regular season. Veramente complimenti a queste due società che hanno lavorato, parlo soprattutto di Venezia, quest'anno molto bene per portare la gente al palazzo, e complimenti anche a Treviso perché chiaramente sta lavorando invece per dare una solidità societaria, per avere un futuro. Poi dal punto di vista tattico e tecnico penso che ci sia ben poco da dire, Ugo, a queste sono partite che si vincono, si perdono con il cuore. Assolutamente vero, anche se poi gli obiettivi delle due società sono sicuramente, delle due squadre in campo, sono ormai diversi, lo abbiamo detto. La padrona di casa, la Reyer Venezia, l'umana Venezia, ha centrato i playoff, in questo momento è in settima posizione, per cui chiaramente, Gianmarco, c'è una lotta, considerando che si sa già che la squadra che ha vinto la stagione regolare per la sesta volta consecutiva, giù il cappello ancora una volta davanti alla Monte Paschi Siena, sarà la corazzata.